Ciao ragazzi, in questo video vediamo come migliorare la qualità video del Commodore 64, 128 del Commodore 16 utilizzando un cavo S-Video al posto del cavo video composito. Se collegate il vostro Commodore a un moderno televisore LCD tramite un cavo video composito, è possibile che la qualità dell'immagine sia pessima. Si possono notare parecchi difetti sulle scritte colorate. Utilizzando un cavo S-Video, la qualità dell'immagine migliora notevolmente, anche se, certamente, non è possibile pretendere che sia paragonabile a quella di un moderno computer. Se seguite questo video fino in fondo, scoprirete come costruire un cavo S-Video, come mai è necessaria una resistenza sul segnale della crominanza e come mai è bene utilizzare il connettore S-Video con l'ominidina 4 poli al posto della presa SCART. Ovviamente potete trovare questi cavi già costruiti e testati per pochi euro, però vi suggerisco comunque di guardare questo video per capire quale sia meglio scegliere. Prima di comprare o costruire il cavo, verificate che il vostro Commodore abbia l'uscita video DIN a 8 poli e non a 5 poli. Se il connettore video è dotato di soli 5 poli, come ad esempio nel mio Commodore VIC-20, non potrete utilizzare un cavo S-Video. In questo caso dovrete accontentarvi della qualità del cavo video composito. Iniziamo dai componenti. Per costruire un cavo S-Video per il vostro Commodore 64, 128 e 16, innanzitutto bisogna procurarsi il connettore DIN a 8 poli. Non vanno bene tutti i connettori DIN a 8 poli. Quello video è a 262 gradi maschio. La differenza è nei due piedini 7-8 che non devono trovarsi a cerchio, ma quasi su una linea rispetto agli altri piedini laterali. Se non trovate un connettore adatto, potrete comunque acquistare un connettore DIN a 8 poli con i piedini a 360 gradi, ma dovrete togliere, sfilandoli con una pinza, i piedini 7 e 8. Poi occorrono i due connettori audio, che potete recuperare da un cavo che non utilizzate, oppure potete acquistarli con le linguette posteriori da saldare. Serve anche del cavo audio mono schermato. Sicuramente serve un connettore S-Video, mini DIN maschio a 4 poli. Potete recuperarlo da un cavo S-Video stampato, come ho fatto io, oppure dovrete procurarvi il connettore da saldare mini DIN e un cavo S-Video che contiene all'interno due cavi schermati, uno per la luminanza e uno per la crominanza. Sinceramente, ho preferito utilizzare un cavo S-Video con due connettori già stampati di lunghezza adeguata. In questo modo, da un cavo con due connettori S-Video, posso costruire due cavi per il Commodore. Prestate attenzione al diametro esterno dei cavi. Sia il cavo audio che il cavo S-Video devono entrare nel guscio del connettore DIN a 8 poli. Infine, serve una resistenza per il segnale della crominanza. Se continuate a seguire il video, vedrete cosa accade se non montate la resistenza. Io ho utilizzato una resistenza da 75 ohm, con cui ho ottenuto dei risultati ottimali con i miei monitor, ma su alcuni blog suggeriscono di utilizzare una resistenza da 300 ohm. Bene, costruiamo il cavo! Vi occorre un saldatore, dello stagno, un paio di forbici da elettricista, un po' di nastro isolante e un supporto per tenere cavi e connettori quando li saldate. Facoltativamente vi potrà occorrere della guaina termorestringente con un accendino o un soffiatore aria calda specifico. Dividiamo in due il cavo S-Video. Ovviamente ciascuna delle due metà deve essere lunga a sufficienza per collegare il Commodore al monitor. Con massima delicatezza possiamo ora spellare il cavo S-Video in modo da raggiungere il rame all'interno. Il cavo S-Video è composto da due cavi schermati, uno per la luminanza e uno per la crominanza. Tramite il tester identificate quale cavo è relativo alla luminanza e quale alla crominanza. Nel mio caso la luminanza è sul rosso e la crominanza è sul bianco. Spelliamo i cavi audio dei due connettori RCA.
Regoliamo la lunghezza del cavo audio in modo che sia uguale al cavo S-Video. E poi spelliamo entrambe le estremità del cavo. Il cavo audio è schermato mono, infatti l'uscita audio del Commodore ha un solo canale. Inseriamo la guaina termorestringente nel cavo e facciamo le connessioni con il saldatore. Colleghiamo in parallelo tutte le schermature dei cavi, che poi sono il contatto di massa. Tutti i segnali vanno collegati in parallelo. Il segnale audio che esce dal Commodore va in parallelo ai due fili rosso e bianco dei connettori RCA. In questo modo il segnale audio mono del Commodore viene comunque riprodotto da entrambi gli altoparlanti, destro e sinistro, della televisione. Isoliamo i cavi di segnale dalle schermature in modo che non si tocchino. Prima di applicare la guaina termorestringente, possiamo controllare con il tester se è tutto collegato correttamente. I segnali tra di loro e le masse. Invece tra massa e segnale non deve esserci continuità. Possiamo applicare la guaina termorestringente al cavo utilizzando un soffiatore aria calda o un accendino. Attenzione a non insistere troppo, altrimenti i cavi potrebbero sciogliersi. Proseguiamo il montaggio del cavo S-Video per migliorare la qualità video del Commodore. Apriamo il connettore DIN, c'è una linguetta da premere per sfilare il guscio dai contatti. Infiliamo i due cavi, audio e S-Video, nel guscio del connettore. Utilizziamo un po' di nastro per non rovinare il rame spellato. Se i cavi non entrano agevolmente, ci si può aiutare con un po' di lubrificante come il WD-40 o con un po' di sapone. Colleghiamo in parallelo tra di loro tutte le masse, le schermature dei cavi, sia audio che video. Se trovate un cavo troppo lungo, potete regolarne la lunghezza. Per migliorare la qualità delle saldature è possibile aiutarsi con un po' di flussante. Prestagniamo i cavi e il connettore DIN a 8 poli. Prima di saldare i cavi sul connettore, regoliamo ulteriormente le lunghezze dei cavi. Saldiamo il groppo di cavi di massa al piedino 2 del connettore DIN. Saldiamo il cavo del segnale audio al piedino 3 del connettore DIN a 8 poli. Bisogna saldare i fili sul connettore in modo che non tocchino il guscio metallico esterno quando lo rimonteremo. Ora attenzione, questa parte è solo un esperimento. Prova a collegare i cavi S-Video della luminanza e crominanza senza usare la resistenza. Dopo, alla fine del video, vedremo i risultati del cavo con e senza resistenza. Ovviamente, voi dovrete collegare la resistenza da 75 ohm in serie tra il piedino 6 del connettore DIN, quello centrale, e il cavo della crominanza. Il cavo della luminanza va collegato direttamente al piedino 1 del connettore DIN a 8 poli. Tra i vari esperimenti che ho fatto, ho anche provato a non collegare del tutto il cavo della crominanza. In fondo al video vedremo il risultato. Terminati tutti i collegamenti, con anche la resistenza in serie al segnale della crominanza, possiamo isolare bene i cavi che potrebbero toccare il guscio metallico.
Ora chiudiamo il connettore. Dopo aver chiuso il connettore DIN, verificate bene con il tester che i collegamenti corrispondano allo schema e che nessun segnale sia in cortocircuito con la massa. Per comodità, possiamo fare le verifiche utilizzando gli schemi di connessione, ma visti dal lato opposto a quello delle saldature, il lato dei contatti. Iniziamo dalla prova delle connessioni audio. La massa è il piedino 2 del connettore DIN a 8 poli e si collega al contatto esterno dei tuoi connettori RCA. Controlliamo anche che la massa non sia in cortocircuito col contatto centrale dei connettori RCA. Il piedino 3 del connettore DIN a 8 poli è collegato a due contatti centrali dei connettori audio RCA. Relativamente alla prova dei segnali video, il piedino 2 del connettore DIN a 8 poli, la massa, si collega ai piedini 1 e 2 del connettore S-Video e non ci deve essere cortocircuito con gli altri due piedini del connettore mini DIN a 4 poli. Il piedino 1 del connettore DIN a 8 poli, la luminanza, è collegato al piedino 3 del connettore S-Video e, ovviamente, non deve essere collegato ad altro. Il centrale, il piedino 6 del connettore DIN a 8 poli, si collega, tramite la resistenza 75 Ohm, al piedino 4 del connettore mini DIN S-Video. Il tester non suona, ma si vede il valore della resistenza. Anche questo piedino non deve essere collegato a altro. Potete verificare i collegamenti anche del cavo S-Video del Commodore che eventualmente avete acquistato, in particolar modo se notate delle anomalie. Perfetto! Abbiamo costruito il cavo come da schema elettrico e Leo ci aiuta a collegarlo al Commodore 128. Ovviamente tutti i collegamenti devono essere effettuati con il computer e il televisore spenti. Il connettore DIN a 8 poli si collega all'uscita video del Commodore. Il connettore S-Video si collega al corrispondente ingresso del televisore. Attenzione a orientare i connettori correttamente. Poi possiamo collegare anche due RCA audio al televisore. Ed ecco le immagini della prova. Vediamo il Commodore 128 con il cavo S-Video e con il cavo video composito. La qualità S-Video è decisamente superiore. Vediamo il Commodore 64 collegato al televisore con il cavo S-Video e con il cavo video composito. Qui la differenza è ancora più evidente. Relativamente al Commodore 16 la differenza c'è, ma non è così evidente. Per provare l'audio possiamo caricare un gioco oppure su Commodore 128 possiamo utilizzare il comando sound che emette un suono. Ed eccoci ai vari esperimenti. Se vedete l'immagine coi colori sfarfallare in questo modo, significa che il valore della resistenza in serie alla crominanza è errato, troppo basso. Oppure la resistenza non è proprio stata montata. Il segnale della crominanza su Commodore esce a poco meno di un volt picco picco, mentre il televisore accetta segnali inferiori a 0,3 volt picco picco. Se il valore del resistore è troppo basso, oppure se il cavo della crominanza è stato collegato direttamente al piedino 6 del connettore video DIN a 8 poli, il risultato sarà questo, con l'immagine traballante. In questa immagine, invece, non ho proprio collegato il piedino 6 della crominanza. Il Commodore riesce a inviare al televisore solo il segnale della luminanza, che non contiene le informazioni del colore. Per questo l'immagine è in bianco e nero. Questa situazione si può anche verificare se la resistenza della crominanza ha un valore troppo elevato. Con l'oscilloscopio possiamo vedere che il valore giusto della resistenza, almeno con il mio monitor, è 75 Ohm. Il segnale della crominanza esce dal Commodore a meno di un volt picco picco. Dopo la resistenza viene ridotto a circa 0,2 volt picco picco, corretto per l'ingresso a 0,3 volt del televisore. Se invece il televisore proprio non riesce a mostrare alcuna immagine, significa che il segnale della luminanza è interrotto oppure il vostro Commodore non emette questo segnale. Infine possiamo vedere che l'immagine perde di qualità se, al posto di utilizzare l'ingresso S-Video del televisore, utilizziamo gli ingressi di luminanza e crominanza presenti tra i piedini del connettore SCART. Nel mio caso ho utilizzato un adattatore. Bene, anche per oggi gli esperimenti sono terminati e spero che questo video vi sia stato utile.
Per essere avvisati quando pubblicherò altri tutorial, esperimenti e recensioni relativi ai retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.